Stai terminando la scuola media? Devi scegliere cosa fare il prossimo anno? Stai valutando un istituto professionale? In questo video analizzeremo nel dettaglio l'indirizzo gestione delle acque e risanamento ambientale. Benvenuta e benvenuto a Speciale Orientamento, una serie di video informativi per aiutarti a scegliere la scuola secondaria di secondo grado. Il percorso dura 5 anni, al termine dei quali avrai un diploma di istruzione professionale, indirizzo, gestione delle acque e risanamento ambientale. Un diplomato a questo percorso si occupa della tutela e della gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e marine. Possiede competenze per realizzare interventi in sicurezza di tutela del territorio, con particolare riferimento alla gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e delle attività di risanamento. Questo percorso potrebbe essere la scelta giusta per te se ami la natura, ti senti portato per la tutela dell'ambiente e del territorio, ti interessa la gestione delle risorse idriche e ti piace lavorare all'aperto, sei dotato di una buona capacità di adattamento, possiedi spiccate doti organizzative e hai una buona manualità. Vediamo ora che cosa studierai. Innanzitutto le materie dell'area generale: italiano, inglese, storia e geografia, matematica, diritto ed economia, scienze motorie e sportive, religione o attività alternative. Poi le materie di indirizzo: scienze integrate, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, laboratori tecnologici ed esercitazioni, tecnologie delle risorse idriche e geologiche, chimica applicata alla gestione delle risorse idriche e risanamento ambientale, microbiologia applicata alla gestione e risanamento ambientale, tecniche di gestione e controllo delle reti e degli impianti civili e industriali. Ti invito sempre a verificare i siti dei singoli istituti, poiché ogni scuola ha la possibilità di modificare in modo autonomo una percentuale dell'orario scolastico, approfondendo le discipline obbligatorie o attivando nuovi insegnamenti. Ma che cosa imparerai in questo percorso? A collaborare alla gestione e manutenzione delle sorgenti, dei corsi d'acqua, dei laghi, dei fiumi e delle coste, a controllare e gestire gli argini e le coste, ad analizzare e interpretare planimetrie, schemi di bacini e infrastrutture, ad utilizzare strumenti e attrezzature per diagnosticare le eventuali anomalie di funzionamento o guasti, e ancora ad occuparti della manutenzione delle reti idriche e degli impianti di adduzione e distribuzione, a gestire e coordinare lo smaltimento dei materiali, a gestire una zona umida artificiale, a gestire interventi per la produzione di acqua potabile e industriale e per il trattamento delle acque di scarico, dei rifiuti solidi, dei fanghi e dei siti contaminati. E dopo il diploma che cosa potrai fare? Sicuramente accedere a qualunque percorso universitario, iscriverti ad un istituto di alta formazione artistica musicale, frequentare un corso IFTS, ITS o di formazione professionale post-diploma, o inserirti nel mondo del lavoro, lavorando presso enti pubblici territoriali o aziende pubbliche e private specializzate nella gestione delle reti fognarie, nella fornitura di acqua e nelle attività di risanamento o gestione dei rifiuti. Potrai inoltre accedere ai concorsi pubblici. Ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, ti invito ad iscriverti al mio canale per essere sempre aggiornato o aggiornato, visita il mio blog cliccando il link nella descrizione, segui Sento che posso su Facebook, Instagram, Twitter, dove ogni giorno posto contenuti sul metodo di studio, sull'apprendimento, sull'imparare ad imparare, sull'orientamento e sui rapporti scuola-famiglia. Io sono Doriana Bertolotto, formatrice, orientatrice, esperta di processi di apprendimento e ideatrice di Sento che posso. Continua a seguirmi. Ciao!